L'argomento del quale vorrei relazionarvi oggi riguarda una metodica estremamente innovativa, in particolare per lo studio del seno. Si tratta della ecografia robotica 3D del seno. In cosa consiste? In realtà è un protocollo che prevede uno studio ecografico duttolo radiale del seno con una sonda da 18 MHz, quindi è una sonda altamente sensibile, con una frequenza molto molto alta. A questo primo studio, considerate che l'apparecchiatura è un'apparecchiatura dedicata allo studio del seno, pertanto con quella specifica apparecchiatura si ha il massimo possibile per lo studio del seno, in particolare del seno denso e del seno di coloro che sono portatrici di protesi. Si può fare a tutte le età, però come sappiamo, oltre i 40-45 anni è necessario poi associare anche la RX mammografia. Ma ritornando all'argomento del quale volevo parlarvi, la ecografia mammaria robotica 3D permette, prima battuta, il protocollo prevede l'esame duttolo radiale e subito dopo viene eseguita una scansione da parte appunto di una sonda robotica di tutto il volume del seno. Pensate, con uno sliding, quindi con una accuratezza di mezzo millimetro. Non abbiamo neanche ben idea quanto sia mezzo millimetro. La metà di un capello? Più o meno quello. Dunque viene acquisita tutta la superficie, poi ricavato il volume di tutto il seno. Questa enorme mole di dati viene poi elaborata da un server e si ricavano delle immagini davvero straordinarie, delle immagini con delle scansioni anche dette coronali molto 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 simili a quelle che si possono ottenere dal gold standard per lo studio del seno, che è rappresentato dalla risonanza magnetica nucleare. Ovviamente non si fa il mezzo di contrasto, questo permette alla risonanza di essere ancora più definita. Quindi, diciamo, come consiglio è quello, nel momento nel quale vi fossero dei dubbi, dunque esami di secondo livello, o si volesse semplicemente fare il migliore esame ecografico possibile per lo studio del seno, bisogna fare questo, ossia l'esame 3D robotico. È il migliore possibile. Va bene per tutti? Sì, va bene per tutti, a tutte le età. Basta? Dipende. Se il seno è un seno denso, un seno giovane, oppure appunto con delle mammelle con protesi, può essere sufficiente. In alcuni casi anche superiore ad altre metodiche, ovviamente. Nel caso di seni fibroadiposi o adiposi, si può associare come miglior esame ecografico all'esame invece con l'RX mammografia digitale diretta, con tomosintesi o non, a seconda della prescrizione del vostro medico.